Faccia una faccia, dica una delle sue, dai. Cosa devo dire? Una perla di saggezza. Vede che viene un vecchio censurato. L'analfabetismo informatico, specie la parte dell'elettronica, è una delle cose più disdicevoli che possano esistere. Webmaster, gli spieghi come si fa? Io so solo leggere e scrivere. È in pensione anche lui. E invece era morto un anno di fa, no? Sì, il giorno l'ho visto, era a cena. Ma non c'è nessuna donna in elettronica? No, una in quinta, una in terza. Hai di tutto? Che indirizzo hanno la maggior parte delle donne? No, parlo di elettronica, no? Potremmo rimandare all'esame di Stato. Potevano? Lo facevano. Sì, non era una possibilità come adesso. Io vedo, io insegno. La questione di dire adesso com'è la qualità del diritto? Quella di diritto filosofico è la. Dipende dalle sezioni. Dipende dalle sezioni. In ASU, quasi tutti. Io meccanico, prendi nota. No, prendo nota. Questa, il meccanico. Io sono differente. No, io non sono differente. Io sono meccanico differente. C'è qualche... Si è sempre vantaggiato. La chimica blu nel 66 c'era una con Panzeri, una con Chiavola. No, se ne volete di più per dare a ex colleghi, compagni. Sì. Grazie. Sicuramente da un nome brillante. Scuola apprezzata e conosciuta, possiamo dirlo, vero Rodolfo, universalmente. Questo non c'è dubbio. girando i continenti abbiamo avuto la prova diretta. Sì, pronti. Siamo in aula, benvenuti. Con apprezzamento e anche con critica. Di fronte all'ufficio di Cegal, di fronte all'ufficio di Cegal. Ero... recentemente... allora, no, perché... vicepresidente, era a Windsor, dalle parti di Joe Biden, in Canada, subito al di là del confine rispetto agli Stati Uniti. Era missione che già poi sostituivo il presidente. Rappresentava il presidente. Cosa che fa benissimo, l'avevo avuto 23 anni, tra l'altro, ma. Dove lui mi ha raccontato e altri mi hanno testimoniato quanto e come Norma Agnani sia conosciuto in Canada a Windsor nel 2008. E a Montreal. I francofonici. Io invece ero a Brisbane, nel Queensland, in Australia, parlando con un gruppo piuttosto numeroso di friulani emigrati, là emigrati negli anni 40-50, a fare tagliatori di canna. Essenzialmente, e quando mi sento diventare individuale, che possono servire appunto per farsi strada. Farsi strada non è facile, oggi forse lo è
è più difficile di quanto forse parlavamo adesso. Ai nostri tempi ci venivano a cercare appena finiti gli esami, l'elenco fuori, e ditte Telettra, IBM, Marconi, Fiat per gli aeronautici, Zanussi, ci mandavano non un avviso per un colloquio, proprio il foglio di assunzione che dovevi solo restituire firmato, ne parlavamo proprio adesso. Erano altri anni indubbiamente, oggi il mondo del lavoro è leggermente più difficile, però le armi senz'altro ve le danno, poi la buona volontà individuale e anche la salute individuale. Per i curiosi, pagina 60 del primo numero dell'annuario dello Yearbook de Magnani. Bene, è sabato, siamo nei pressi di Natale, giustamente poi dovrebbe l'ora di andare a casa perché si stanno approssimando le feste e poi le prebende natalizie. Bene, con i miei auguri a voi e alle vostre famiglie di un buon Natale, di un sereno 2009.